Gila, sta ancora la luna. Gima, non ci sta più nessuna. Cambiamo il microfono e diamo la parola al dottor Sichetti, che è il presidente della Confederazione Italiana degli Agricoltori, la cui progenitrice era l'Alleanza Contadina, che ha dichiarato lo sciopero insieme alla CGIL. Prego. Porto il saluto della Confederazione Italiana Agricoltori. Oggi è un giorno importante, lasciamo una testimonianza di quello che è stato il passato delle lotte contadine, come diceva l'amico D'Orazio. Noi abbiamo proprio le nostre radici, si fondano allora in Alleanza Contadini, un'organizzazione fatta per riscattare la situazione molto critica, sia a livello proprio di sussistenza, di bisogno di mangiare, di alimenti. Quindi un testimone importante a cui noi teniamo tanto. Poi con i tempi, con l'evoluzione, anche noi abbiamo cambiato e cerchiamo di rappresentare le imprese, le aziende, che sono tantissime. Questa zona dal 50 ad oggi ha avuto proprio un cambiamento radicale. Oggi c'è un'industrializzazione molto forte, un'agricoltura che tramite la cooperazione, un altro strumento importantissimo per aggregare i piccoli produttori, riesce a portare queste eccellenze nelle tavole di migliaia e migliaia di italiani, non solo, ma anche all'estero. Quindi un lavoro importante, però io sono preoccupato di un'altra cosa. Bisogna lavorare di concerto con la politica, con chi ci rappresenta, noi siamo pronti affinché ci sia un vero ricambio generazionale. È un settore che sta perdendo tanto, sia perché viene presentato anche dai mezzi di comunicazione con un po' di remora, però non con uno sguardo spiccato al futuro, quindi come imprese e come imprenditori. Quindi bisogna lavorare anche su questo aspetto qua, e bisogna far sì che i fondi europei messi a disposizione vengano spesi, perché noi rischiamo disimpegni ogni anno e non riusciamo a dare il primo insediamento a tanti giovani che vogliono scommettere in questo futuro. Da Ciarri Fioravante per noi è una memoria storica. Noi lo invitiamo sempre, quando abbiamo inaugurato la nuova sede ci ha dato l'onore di partecipare anche quel giorno. Il lavoro fatto da queste persone, i sacrifici, assolutamente non possono essere né cancellati e né dimenticati. Quindi è stata una bella occasione quella di lasciare una testimonianza al futuro, ai giovani, a chi verrà anche dopo di noi. Grazie. Grazie Sichetti. Gila, sta ancora la luna.